Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News e di Raccontami Nazione. Giornata super intensa quella di martedì 9 agosto. Non a caso, infatti, Erika e Laura hanno scelto degli outfit da supereroi, sia per la camminata che le ha portate da Massa a Camaiore, sia per i costumi scelti per il workout sulla spiaggia a Pietrasanta. Mentre, a fine fatiche, hanno indossato una comoda tutina stile Laura, una passeggiata sul pontile, un incontro inaspettato ed una bellissima intervista col cantante vincitore di Sanremo 1992 e 1994, Aleandro Baldi. Una cena in centro a Pietrasanta, mentre nella piazza di fronte al pontile iniziano gli spettacoli ed intrattenimenti per bambini e ospiti della ridente cittadina versiliana. Erika riconosce la sua collega Elenia Carnevali, artista ed insegnante di danza aerea. Un saluto a telecamere spente per non disturbare nei momenti di tensione pre-spettacolo e baci e abbracci finali fra colleghe ed amiche accomunate dalla stessa passione per l'arte. Una bella esibizione di cerchio aereo di Elenia e delle sue giovani allieve. Giornata lunga e intensa in questo secondo giorno di raccontaminazione, ricchissima di vita e di incontri, e all'ostello del Pellegrino di Camaiore si spengono le luci su questo magico martedì 9 agosto. Ma prima di lasciarvi, vi vogliamo raccontare anche di altre due cose viste a fine raccontaminazione e che rendono Pietrasanta una località da vivere e vedere assolutamente. Dalla camminata sul pontile, se si guarda giù sul fondo del mare, si possono ammirare due bellissime statue, riproduzione dei famosi bronzi di Riace, installati a memoria del loro ritrovamento di 50 anni fa. Revinde è un'installazione site-specific realizzata per celebrare il 50° anniversario della scoperta dei bronzi di Riace. Le coppie di bronzo, realizzate tra il 1990 e il 1995 dalla Fonderia d'Arte Massimo del Chiaro, si possono ammirare depositate sul fondale nei pressi del pontile di Marina di Pietrasanta. Rewind restituisce simbolicamente i bronzi di Riace al mare. L'acqua ha protetto questi capolavori per secoli, esaltando il valore ambientale dell'ecosistema marino messo a dura prova dall'inquinamento dell'uomo. Rewind invita ciascuno di noi a riflettere sul futuro del pianeta, scorrendo le immagini drammatiche che arrivano da tutto il globo tra lo scioglimento dei ghiacciai, inondazioni, incendi su bassa scala e sviluppo di pandemie. I bronzi di Riace, considerati le testimonianze più significative dell'arte greca classica, sono due statue bronze raffiguranti due uomini nudi, originariamente armati di scudo e lancia, divenuti simbolo del Reggio Calabria. Le statue originali sono oggi esposte al Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove sono tornate nel dicembre 2013 dopo il restauro del museo. I bronzi furono ritrovati nel 1972 in eccezionale stato di conservazione, sul fondo del Mar Ionio, nei pressi del comune di Riace, dal giovane appassionato subacqueo Stefano Mariottini, durante un'immersione a circa 200 metri dalla costa e della profondità di 8 metri. Le ipotesi della provenienza sulla datazione e sugli autori delle statue sono diverse, risalenti probabilmente a metà del V secolo a.C. Si è supposto che i bronzi fossero stati gettati in mare durante una burrasca per alleggerire la nave che li trasportava, o che l'imbarcazione stessa fosse affondata con statue. Un primo restauro avvenne negli anni 1975-1980 a Firenze, dove, oltre alla pulizia e alla conservazione delle superfici esterne, si cominciò a svuotare l'interno dalla terra di fusione originaria. I bronzi di Riace sono alti 1,98 m e 1,97 m e pesano 160 kg. Raffigurano due uomini completamente nudi, con barba e capelli ricci, il braccio sinistro piegato e il destro disteso lungo il fianco. Ambedue indossavano un elmo, impugnavano una lancia o una spada nella mano destra e reggevano uno scudo con il braccio sinistro, elementi smontati al momento dell'imbarco per permettere di adagiare sulla schiena le statue e facilitarne il trasporto. Le due statue sono di bronzo dallo spessore molto tenue, tranne alcuni particolari in argento, in calcite e in rame. Sono in argento i denti della statua A, in rame sono stati realizzati i capezzoli, le labbra, le ciglia in entrambe le statue, oltre che le tracce di una cuffia sulla testa del bronzo B.
In calcite bianca è la sclera degli occhi, le cui iridi erano in pasta di vetro, mentre la caruncola lacrimale è di una pietra di colore rosa. I bronzi di Riace sono opere originali della metà del V secolo a.C., con somiglianze tra loro talmente evidenti da rendere sicura la loro ideazione e realizzazione da parte del medesimo maestro. Le due statue raffigurano due opliti. Anzi, un oplita bronzo A e un re guerriero bronzo B sono state certamente eseguite ad Argo nel Peloponneso, come ha dimostrato l'esame delle terre di fusione eseguito dall'Istituto Centrale del Restauro di Roma. Il loro stile esclude la fattura attica ma rimanda a sistemi dorici propri del Peloponneso e dell'Occidente greco. I due bronzi di Riace sono stati eseguiti per essere visti insieme, essendo volutamente simili seppur diversi. Fonte: Museo Archeologico di Reggio Calabria. Le due statue qui esposte in mare sono copie bronzee realizzate da una libera interpretazione artistica. Re Wind, inaugurata lo scorso 14 agosto dal sindaco della piccola Atene Alberto Stefano Giovannetti, con presenti le fonderie del Carlo, il comandante della capitaneria di porto di Viareggio Alessandro Russo e con il professor Vittorio Sgarbi come testimonial. Come Venere nasce dal mare, anche i bronzi di Riace sono venuti dal mare, nella loro giovinezza senza tempo, e sempre il mare ce li ha fatti conoscere, ma solo in epoca recente. E al mare li si restituisce con queste opere dei maestri delle fonderie del Chiaro. Sul lato opposto del pontile si può invece ammirare la statua di Sant'Antonio. Sant'Antonio, bronzo del 2010, opera del maestro Novello Finotti, un'onda sottile di cielo in mezzo a soffi salati di mare, nell'evanescente corporeità di un'ascesa. Ilaria Cipriani, Pietrasanta, 13 giugno 2010. Per chi si accingesse ad affrontare il cammino lungo la via Francigena, consigliamo di soggiornare all'ostello San Francesco in centro Pietrasanta, ricavato nelle ex celle del convento dove si ritiravano i padri francescani che hanno abituato la struttura fino ai primi anni di questo secolo. A Pietrasanta è la prima realtà parrocchiale di accoglienza per viandanti pellegrini della via Francigena e punto di partenza del nuovo tratto del cammino Jacopeo che collega Pietrasanta a Pistoia. Possiede camere da 2, 3, 4, 5 letti, ognuna con bagno privato e doccia. A disposizione dei pellegrini c'è una stanza dove poter fare colazione dotata di frigorifero, microonde, bollitore per l'acqua e macchina per il caffè. Prestano servizio nella struttura dei gentilissimi ospitalieri di accoglienza pellegrina, organizzazione internazionale che riunisce volontari dediti all'assistenza sulle vie di pellegrinaggio nel mondo. La tariffa del pernotto è donativo, cioè a offerta libera. E se volete, credeteci, ci siamo sentite trattate come principesse.